Benvenuti in Victory Road, sul canale dedicato al competitivo Pokémon. Ragazzi, oggi ho voluto cambiare un po' l'intro. Abbiamo un team che sembra interessante, abbiamo un Tokidemaru che ha Zingzap, Fling, Fake Out ed Encore e Fling Lancio è una sorta di secondo Fake Out se il Pokémon in questione, e nel nostro caso la questione più che valida, tiene la roccia di Re, ad esempio, e quindi noi andremo a giocarci per esempio un Fake Out, poi magari il turno dopo un ulteriore Fling, potrebbe essere utile per far sì che i nostri soci compagni facciano dei discreti danni, che essi siano Tapu Fini, Specs nel nostro caso, quindi ebbene sì, oggi è un'altra di quelle puntate dove vedremo missare Muddy Water. Poi abbiamo Talonflame con il Flynium Z, quindi anche lui mena davvero forte, Tailwind ovviamente, il Garchomp in questione qua è Choice Scarf. Poi abbiamo Gastrodon, non con Abisso, come lo abbiamo visto purtroppo in una delle ultime puntate in mano ai nostri avversari, ma è uno Yapapa Berry molto davvero bulky con Scald, Stockpile, Recover e Protect e poi Celestila a chiudere il cerchio con Heavy Slam, il nostro grande peso bomba. Flamethrower, Leech Seed e Protect, oggetto naturalmente avanzi, perché avanzi più Leech Seed permettono a Celestila di recuperare davvero molti PS. Ragazzi, che dire, al solito le parole le porta via il vento, i fatti invece sono in battle spot. Quindi, andiamo. United States, 1005. Allora, Raichu, Primarina, Lycanroc, Mudsdale, Salazzle, Feromosa, tra l'altro gli ultimi due senza oggetto. Beh, penso che qua siamo di fronte a un giocatore abbastanza inesperto e vediamo un po' comunque di non fare figurette. Allora, io sarei per fare... Beh, qua potremmo anche mettere Tailwind e poi cominciamo a menare. E così farò. Facciamo... Togedemaru, Talonflame, Fini. Non starei a portare Gastrodon, per quanto faccia molto bene con tutto il suo team. Però, ma porterei più volentieri un Garchomp, dai. O un Celestila. Celestila, puntiamo a fargli fuori Salazzle, Raichu e poi al solito ho piacere di portarvi anche sul canale match del genere per farvi vedere che non bisogna sottovalutare nessuno, ma insieme non riusciremo a portarlo perché il nostro amicone qua ha disconnesso. Va bene, va bene, va bene, andiamo avanti lo stesso. 1640, United States, California. Allora, beh, qua si ragiona. Persian, Arcanine, Fini, Kartana, Mimikyu, Snorlax. Mimikyu, Snorlax sono una veramente gran bella bega. Io porterei Togedemaru. Lui potrebbe fare Persian, Mimikyu. Io quasi quasi vado di Tapu Fini. Non vorrei fare Togedemaru Celestila perché se lui mi parte di Arcanine, ragazzi, non è che si gode, eh. Facciamo Togedemaru Tapu Fini. E poi Celestila Garchomp. O Celestila Gastrodon. Anche Talonflame, a dirla tutta, non è proprio orribile. Anche Talonflame non è orribile. Portiamo infatti proprio Talonflame. Boh, matchup che non mi piace, ma non mi piace per niente. Sembra un po' scarno questo team.
rispetto appunto ai mini Q7, però se lui ha lidato tipo mini Q Snorlax, buono. Se ha lidato con Persian, ci potrebbe dare un po' noia. Mini Q Arcanine, buono. Sapete perché vi dico che è buono? Perché lui non si aspetta il Fling, che essendo tipo buio, potremmo fare assolutamente su Mimikyu. E noi lo andiamo a fare. Quindi, Fling su Mimikyu e Mud di Waterone. Arcanine se ne va perché ha paura di un Fake Out più Mud di Water. Non si aspetta il Fling. Noi non solo lo facciamo flinciare questo Mimikyu, ma gli togliamo anche Decoy. È importante colpire con Moody Water Mimikyu e ovviamente Missiamo. Era veramente importante perché sarebbe voluto dire una cosa: non fargli mettere la Trick Room, perché avremmo fatto Moody Water, poi avremmo rifatto Zing Zap, Zig Zap, e poi avremmo rifatto Moody Water. E Mimikyu non avrebbe settato nulla e la partita per noi sarebbe stata in discesa. Ma io ve l'avevo detto, questa è una di quelle puntate dove si missa i Mud di Water. E quindi, ragazzi, sostanzialmente, vi dico che abbiamo già perso, ma proviamo a vedere se becchiamo un flinch con Zig Zap è un 30%, come se fosse frana, ma non ci credo. Vedete? Guardate, guardate che danno gli facciamo a Mimikyu. Io sono convinto che gli faremo, guarda, un altro mood e veniva giù. Ragazzi, eravamo messi benissimo se non avessimo fatto settare la Trick Room a quel coso. Togedemaru lo salutiamo e adesso lui mette la Trick Room. È pazzesco. Beh, mi raccomando, Pardini, non ti piangere addosso. Esulta quando evitano i tuoi Missy Water. Esulta. Allora, che bisogna fare, ragazzi? Ci si proverà. Ci si proverà. È che lui adesso mi fa anche Destiny Bond, io. Cioè, una volta si era fatto una giocata pazzesca con quel Fling, lui non si aspettava mai. Avevo fatto la lead apposta, perché ho detto se mi lida Persian Mimikyu, insomma, se mi lida come probabile Arcanine Mimikyu, con questo fatto del Fling a sorpresa lo inculiamo. Ma no, niente. Quindi nulla. Lui adesso mi fa Destiny Bond. Io glielo tiro giù perché a questo. Perché poi è stronzo il giochino, eh. Colpiremo sicuramente. Vabbè, evito anche lì, sì. Tanto non era mia importante mettere addosso gli Sita Smart. No. Dì, almeno vi fate due risate. Che vi devo dire? Che vi devo dire, ragazzi? Io insisto. Butto dentro Talonflame, ma faccio Mud di Water, ma se lui c'ha Wild Charge, perché magari anche Choice Band, adesso mi fa attacco doppio. Che palle. Peccato. Avevamo guadagnato un sacco di punti, 1646. E senza Trick Room lui questo lo battevamo, eh. Vediamo, siamo ancora in gara, ma il fatto che abbia buttato Arcanine su Fini mi fa pensare a un Wild Charge. Wild Charge a noi farà male. Vediamo. No, se ne va, volevo intimidire, banalmente.
Drum, grazie, grazie al cazzo. Da, non, ragazzi, no, via. Miss su, ma poi missami su Tapufini. Io ho la mossa Z prioritaria, adesso se l'avessimo colpito Snorlax era in range. No. Vabbè, niente. Gliela faccio lo stesso e poi faccio Muddy Water. Provo a vedere se col fatto che gli abbiamo calato l'accuracy, come io misso le mosse da 85, lui possa missare un ritorno. Roba da matti, roba da matti. Sembra che questi video li faccia apposta per prendere le views e like poi, ma ne farei volentieri a meno, ragazzi. Bravo, bravo, sei un fenomeno, sei. Respira, Franci, è un gioco. Così, giusto pour parler. Ho sparato un Muddy Water il turno 1 e ne ho preso uno solo, quindi uno su due. Poi l'ho risparato dopo e li ho presi tutti e due, quindi siamo a 3 su 4. Poi l'ho risparato. No, notare gli entra Lyre's Power. Vabbè, è Arcanine Evit. Ragazzi, io siamo specs, si faceva un danno della Madonna. Ma cosa ho fatto io di male? Cosa ho fatto di male? Beh, morale della favola, volevo fare un conteggio che in pratica anche con questo turno, se non erro, correggetemi magari nei commenti, ma fra tutti i bersagli abbiamo sprecato 4 Muddy Water, abbiamo colpito 4 volte. Quindi 4 su 50%. Insomma, siamo ben sotto, la precisione. E lui fa Recycle. Calcolate poi che lo Snorlax doveva avere addosso i semi. Io, per esempio, adesso il turno con Muddy Water, con Fini, recuperavo anche PS. Non ci siamo, via. Non ce la possiamo fare. Non so che fare, se andare doppio. Heavy Slam più Brave Bird, dico. Non mi merita di più mettere la Tailwind. Andiamo di Tailwind. Poi facciamo Heavy Slam su Snorlax, non gli faremo un tubo perché è il ciccione. Ma da quando c'è queste partite qui, poi tutto insieme, capito? Cioè, si missa anche Lich Seed, proprio un... lui chiaramente fa Recycle, vuole tornare a piena vita. Match ridicolo. Andiamo di Brave Bird. E poi facciamo Protect con Celestina. Tanto la partita è andata, ma da un pezzo. Cioè, vi dirò.
Col senno di poi. Passiamo sopra i miss di Muddy Waters. Ma Lich Seed se c'era. Voi guardate quanto era importante per Lich Seed. Sì, vabbè, fai un altro recycle allora. Madonna, ti crittassi. Ti crittassi Snorlax. Probabilmente manco basterebbe. Sì, figuriamoci. Notare Snorlax con accuracy a meno 1 che con High Horsepower che a 95 ha sempre colpito. Ovvero. Brave Bird e Muddy Waters. Di un Arcanine che dovrebbe essere già morto, tra l'altro, e sepolto. Buono, bravo. Cioè, la cosa che mi fa veramente incazzare, no? È che qua l'abilità in lead con in preview ci sarebbe anche stata, perché noi abbiamo fatto la lead che volevo contro la lead che temevo per fargli il fling con King's Rock. Cioè, c'era una sorta di programma e bisogna dire funzionale da un lato. Dall'altro, forfettiamo, non perdiamo altro tempo. Dall'altro c'è stato solo culo e ha vinto lui. Cioè, questo mi fa incazzare. Vabbè, prendiamola con filosofia. Allenamento psicologico oggi, allenamento zen. Il video di oggi mi insegnerà a stare calmo. Bene, primo match perso. Andiamo avanti. Questo video abbiamo avuto una DC, una disconnessione. Da un pivello probabilmente, poverino, però vabbè, disconnessione. E poi vabbè, quel che è successo, l'avete visto tutti. Florida, 1740. Mach, Arcanine, Ninetales e Sandslash, Fini e Snorlax. Allora, io la potrei fare Talonflame, Togedemaru e poi Fini. Celestila. Questo è sostanzialmente il motivo per il quale non porterò mai Tapu Fini a una competizione. Perché pagarsi il treno, andare a dormire in un bed and breakfast o da un amico e poi andare al torneo e missare Muddy Waters, beh, a quel punto la Zen la perdiamo. Tapu Fini Snorlax. Bene. Vi dirò quasi quasi, non lamento la Tailwind, piglio e spacco. Allora, fake out, io direi di farlo quasi su Snorlax.
Non saprei, sai? Perché se mi fai horsepower così, boom, pronti via. Brutto. Non siamo sesh. Mi sa che faccio fake out su Tapofini. No, via, fammelo fare su Snorlax. E poi zettiamo subito su Snorlax, vediamo se abbiamo preso al volo. Mossa Z volanta. No, Flare Blitz, è un'altra, è risuccesso, è risuccesso. E ovviamente va su Tapofino. Oh santa pace, oggi ragazzi per l'allenamento psicologico, io però l'avevo premuto in tempo, questo c'ha Swogger. Andiamo di Fling su Snorlax. Quanto era importante qua prendere di Z Snorlax. Andiamo di Fling e Brave Bird. Quantomeno si è evitato lo Swogger. Io qua avevo premuto un tempo. Cioè, ovviamente non ho premuto un tempo, ma proprio per un... Perché quando uno pensa di avere quei 3-4 secondi per fare la mossa, poi premi su mossa Z, perde un secondo perché deve fare la meravigliosa animazione della gemma che si illumina e quindi non si riesce a colpire il tastierino. Eh sì, era abbastanza importante. Io mi sa che farò encore ancora su Tapufini. Sto pensando se fare Tailwind. Mi garba di più fargli danno a quello Snorlax. Andiamo di Brave Bird. Faccio encore su Tapufini perché se quel Tapufini non protegge... Io lo incoro su Swogger. Lui ci tira giù uno dei due Pokémon con lo Snorlax a più 2. Benissimo. E poi lo Swogger magari ce lo fa addosso. E siamo ambedue Pokémon fisici. A parte no, arriverà su Talonflame che levita e quindi la confusione la prenderà. Crit sullo Snorlax. Vedi, ora che non serve. Ecco, che vi ho detto. Era ovvio. Ora noi siamo confusi ma più due d'attacco, quindi quasi quasi. Dai, io me la voglio giocare. Io voglio giocare questa confusione, perché sono sicuro che siccome il video di oggi sarà un vero e proprio manifesto dell'osculo, mi voglio giocare il Brave Bird. Andiamo di Muddy Water, perché probabilmente entrerà dal Arcanine. Facciamo Brave Bird su Snorlax. Siamo a più 2, a più 1 se ci intimideranno. Colpiamo. Meno male. Beh, Talonflame adesso a più 2 d'attacco è interessante. In più, adesso lui è forzato a fare Swogger. Se ce lo rifarà su Talonflame andremo a più 4. No, l'aveva fatto su Snorlax, fallito. Buono. Oi, oi, non ci credo, abbiamo preso il 33% contro il 67%. Facciamo miglioramenti. Oi, oi. Farò il codino il prossimo. Ninetales.
Tailwind. Non ce la faremo mai a metterla, ma devo fare Tailwind. Muddy Water ancora e Tailwind. Molto importante metterla questa Tailwind. Magari evitiamo la confusione e fare Tailwind. E ovviamente confini Muddy Water. Buono. 2 su 2. Ma di che ti lamenti, lo vedi? Freeze dry. Siamo assolutamente in grado di reggerlo, non ci può congelare. Un droppino. Lui ci porta più 4. È un galantuomo. Finita la Anchor di Fini. Io vado ancora di Moody e poi vado di Brave Bird su Tapu Fini. Vediamo, magari usciamo dalla confusione, magari no. Magari ci prendiamo da soli e per 4 moriamo sicuro. Ninetales, come ovvio che sia, protegge. No, ragazzi, è andato tutto da manuale, incredibile. Pazzesco. Abbiamo un Talonflame a più 4 d'attacco. Cioè, chi entra entra, fa un culo che... Fantastico. Bellissimo. Il sogno erotico di ognuno, avere un uccello a più 4 sul campo. Arcanine. Ah, ecco, extra da. Il sogno erotico se ne smanica. Noi dietro ci sa Celestila. Nel frattempo una luce del mio set, sempre la solita, tra l'altro. Forse è un segno che debba cambiare. Beh, qui io vado di Brave Bird su Ninetales, dai. Tanto se c'è Extreme Speed me lo fa. Se non ce l'ha, probabile che protegga. E poi Moody. Così che è vero che dietro ho Celestial e lui ha Arcanine, quindi non è che... Però, io insomma ho un Tapu Fini, se mi fa Extreme Speed Moody Water se lo dovrebbe prendere. Dovrebbe. Ok, vediamo, molto 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 importante che il Moody Water adesso entri con ambedue. Oi, è anche entrato, buono. Buono, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto questo match. Che fatica, ragazzi, siamo stati fortunati. Per quanto siamo stati sfortunati nel primo match, anche se insomma nel secondo, poi alla fine nel match quello dove abbiamo mixato tutti i Moody Water, lì siamo stati molto sfortunati. Qui siamo stati abbastanza fortunati perché abbiamo preso due confusioni, nel senso che abbiamo attaccato due volte, però la confusione è stata abbassata. Cioè adesso non è più 50%, è un 33 ti colpisci, 67. No, viceversa, 33 ti colpisci da solo, 67 riesci a colpire. Quindi abbiamo beccato 2,70%, però non era ovvio. Buonissimo. Quindi bisogna essere onesti. Siamo stati fortunati. Ragazzi, mi raccomando, questo è il classico video che merita mi piace e commenti e che merita anche magari un'iscrizione al canale. Un Francesco Pardini in penombra causa luce del set che ha deciso di fare ponte per queste vacanze, vi saluta e vi rimanda a fra un paio di giorni a un prossimo video. Ciao ciao!